avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo 20 anni. Oggi ci troviamo qua nella Lega dello SPI CGL di San Polo di Torrile. E sarà l'occasione per far conoscere i servizi, e le persone, gli attivisti di questa straordinaria Lega. Siamo nella Lega di San Polo Torrile, la sede è presso a San Polo, che c'è anche la sede del comune a San Polo di Torrile. Noi siamo aperti lunedì mattina e giovedì mattina come SPI. Lunedì mattina, oltre allo SPI, c'è il patronato e giovedì mattina c'è l'ufficio fiscale. Quindi noi siamo da supporto sia un po' al patronato che al fisco. Noi come Lega SPI abbiamo circa 800 iscritti, 850. 850 iscritti, facciamo il rinnovo di abbonamenti al giornale Libertà, che sono circa 200, 188 quest'anno. Abbiamo la fortuna, diciamo così, che c'è un buon direttivo come SPI e quindi riusciamo a consegnare tutte le tessere ai vari pensionati, consegniamo tutte le tessere personalmente, nel senso che e rinnoviamo di 180 abbonamenti, che è un impegno abbastanza pesante, notevole, perché riusciamo a fare 180 abbonamenti con tutte le nostre forze, con i nostri collaboratori, i componenti del direttivo. Quindi credo che questo sia importante, perché riusciamo a soddisfare, a avere un minimo di contatto anche con i nostri pensionati che non possono venire direttamente in Lega. Noi in Lega facciamo le cose che qualche iscritto, diamo dei suggerimenti quello che vengono a chiederci i pensionati sulla pensione, sull'integrazione del minimo, sulla tredicesima, sulla quattordicesima, su tutte quelle robe lì, riusciamo a dare delle risposte. Poi, come dicevo prima, abbiamo anche il supporto del patronato, invece, che facciamo un po' lì da filtro e sulle pratiche importanti, la reversibilità, così abbiamo la fortuna di avere il patronato qui, quindi di solito li facciamo venire quando c'è il patronato e quindi riusciamo a dare un buon servizio ai nostri pensionati. Sono arrivato qui nella Lega da poco tempo, sono stato eletto a maggio. E il mio compito è quello di dare una mano alla gente che ha bisogno di qualche servizio. Insieme agli altri ho fatto la distribuzione delle tessere, abbiamo cercato di coinvolgere la gente nelle iniziative che facciamo. Adesso, per esempio, abbiamo in atto l'iniziativa della Feder Consumatori per il recupero della TIA sulle bollette. Cerchiamo di informare la gente sui diritti che hanno e sulle possibilità che hanno per fare valere, insomma, le proprie ragioni, magari nei confronti delle autorità che adesso se ne approfittano un pochettino. Come per esempio i tagli che stanno facendo sui patronati, che noi riteniamo assolutamente ingiusto in questo momento, in un momento in cui la gente incontra delle difficoltà, bisogna dargli una mano e non tagliargli dei servizi. Ho ricevuto una Lega con 530 iscritti e l'ho lasciata con circa 700 iscritti. Non è da attribuire al sottoscritto, in particolar modo. E questo è un elemento speciale che io ho sempre sottolineato anche nei momenti di incontro e nelle assemblee, che ha contribuito il grande sostegno dei membri del direttivo, che su un numero di una quindicina mediamente
di membri del direttivo, 10-12 sempre attivi, partecipanti alle riunioni del direttivo, alla segreteria della Lega e alle assemblee contribuivano queste persone al successo della riuscita delle riunioni quando si facevano in epoche diverse, certamente perché oggi sono molto in calo, ma si realizzavano delle assemblee con 60, 70, 80 persone, pensionati e anche non pensionati delle volte. Questa è un po' la peculiarità della Lega nel periodo che ho vissuto io e che non ho ancora abbandonata. Avevamo 20 anni. Ecco, e adesso con Ilaria Rovinalti della Sercop vi spiegheremo la nuova ISEE. Il 17 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova modulistica con le relative istruzioni per la compilazione del nuovo modello ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. La riforma sarà operativa a partire dal 1 gennaio del 2015. Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione riguardano la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata, che riguarderà la maggior parte delle casistiche, che consentirà il rilascio dell'ISEE ordinaria, alla quale però vanno aggiunte altre 5 tipologie di modulistica specifiche per la richiesta di particolari prestazioni e condizioni del beneficiario. ISEE sociosanitario per le prestazioni relative ai disabili, ISEE sociosanitario residenze per la richiesta di accesso in strutture da parte dei disabili, ISEE per minorenni con genitori non coniugati e non conviventi, ISEE per l'università e ISEE corrente. L'ISEE corrente comporta la possibilità di chiedere un aggiornamento del modello ISEE e nel caso in cui ci sia la perdita di lavoro o comunque la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa da parte di almeno uno dei componenti nucleo familiare nei 18 mesi precedenti la richiesta delle prestazioni. L'ISEE corrente può essere richiesto quando c'è una diminuzione del reddito di almeno il 25%. Nella compilazione del nuovo modello ISEE alcune informazioni relative ai redditi saranno reperite direttamente dalle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello ISEE avrà una scadenza univoca, ciò significa che tutte le ISEE scadranno il 15 gennaio dell'anno successivo indipendentemente dalla data della compilazione. Avevamo 20 anni. E adesso l'intervista a Edda Forini, coordinatrice delle donne dell'Ospice GL, che vi illustra il convegno unitario sulla condizione delle donne anziane. Ancora una volta siamo qui per parlare della violenza contro le donne. Violenza terribile e poi suffragata anche da altri particolari, violenza contro le donne anziane. Credo che tutti abbiate sentito in questi giorni quello che è capitato di Isernia, di questi anziani legati a letto, lasciati lì pieni di medicine che dormivano per giorni insieme con i loro escrementi. Una cosa veramente drammatica. Di quello che può accadere nelle case di riposo dove noi mandiamo i nostri genitori perché non siamo più in grado, non abbiamo più il tempo, spero che non riguardi la voglia di accudirli. E lì, anche se sono luoghi a pagamento che riteniamo sicuri e via dicendo, poi ci accorgiamo perché andiamo a trovarli e li vediamo lividi che hanno preso tante botte. Apriamo un'indagine e troviamo delle cose veramente indescrivibili che anche l'animo più duro non può suscitare e sentire ribrezzo per quello che capita. Dobbiamo considerare che le donne nella nostra società in Italia, le donne anziane, sono nella grande maggioranza, dopo i 70-75 anni, vedove, vivono sole e quindi nella solitudine e hanno rapporti esclusivamente con figli e nipoti. È vero, la crisi li ha colpiti in modo particolare e spesso la loro violenza si rivolge all'economia, alla finanza, sottraendo loro le pensioni, vietando loro tante libertà e soprattutto considerandole non come persone degne di una vita,
persone che hanno una personalità, che hanno un sentire, ma colpendole negli affetti più cari, proprio perché una mano alzata da un figlio su di te è una cosa terribile. Una parolaccia rivolta dal nipote a te è una cosa altrettanto terribile e forse ancora più terribile della prima. Come fanno queste donne a ribellarsi a queste situazioni? Come fanno a reagire a questo? Dovrebbero interrompere rapporti sentimentali, affettivi, di un'intensità incredibile, rapporti affettivi che hanno alimentato tutta la loro vita e di conseguenza, troppo spesso, e lo chiamiamo il colpevole silenzio, queste donne tacciono e subiscono. Parleremo di tutto questo insieme alle donne di CISL e UIL il 29 novembre alle ore 9 presso la Sala dell'Assistenza Pubblica in via Gorizia, Parma. Spero che veniate numerosi, anche se non siete anziani o anziane, perché la terza età comincia da quando si è giovani e si costruisce il futuro dell'anziano partendo dalla giovane età. Avevamo 20 anni. Per chiudere questa trasmissione, visto che siamo proprio qua a San Polo di Torrile, un'intervista per la memoria a Rina Saccani, un'attivista storica del movimento sindacale e anche del movimento politico di questo paese. Durante la guerra sono stata per 15 mesi, la lotta partigiana è durata 18 mesi, 15 mesi ho portato via questi adesso sarebbero i pizzetti, allora erano dei rotolini dentro alle spolette vuote e che io qualche volta ho guardato, ma c'erano delle cifre che non riuscivo, li mettevo nei pali della luce, ogni 15 giorni mi spostavo e mettevo. C'è chi me li portava, non ho mai saputo che me li portava, c'era il posto che me li portava, non ho mai saputo chi. E non so perché dopo la guerra non ho fatto ricerca, eravamo tanto stanchi della storia che chi apportai, apportai o portai via, non ne abbiamo più parlato. Sono qua vicino alla bandiera, che questo è stato l'inizio della storia che ho partecipato io, ancora giovanissima, finita la guerra 46-47, in due ci siamo impegnate di fare questa bandiera, che per noi è stato il massimo poterla attaccare in una stanza, perché era un periodo, era proprio finita questa guerra, però non era che, era un periodo ancora che si doveva andare ad agio a fare certe cose. E quindi l'abbiamo fatta e, con il nostro sacrificio, l'abbiamo fatta fare a Parma e quest'anno è stata un po' restaurata perché qui dove ci sono le seggiole si era rotta, insomma un po' di bandiera, l'abbiamo restaurata insomma. Questa è la storia della bandiera, che per me è stata una cosa molto importante, a venire da una storia di lavoratori poveri, eravamo poveri, lavoravamo se eravamo poveri, quindi immaginate voi. E io questa Lega che ho partecipato sempre che sono nel direttivo, li ho aiutati nel modo possibile, perché poi ho dei limiti anch'io. Io auguro a chi verrà, dopo di me, dopo di noi anziani, di poter proseguire, dura ragazzi, duretta adesso, di poter proseguire un po' tutto questo, che venga il benessere, che la gente capisca da dove viene il benessere dei poveri. Deve capire la gente dove viene il benessere dei poveri, ai giovani, mi impegno sempre di dire ragazzi guardate che abbiamo passato una storia brutta, le guerre, la miseria, eppure bisogna risorgere dopo. E quindi io sono abbastanza fiduciosa in questo, che ricordino da dove è venuta la storia delle bandiere e da quando la gente per avere i suoi diritti doveva tribolare molto. E mi ricordo bene quando c'erano queste leghe che hanno lavorato molto sulla storia dei quelli che lavoravano sia nella stalla che nei campi, per dire, erano spesati misti, si chiamavano, e da lì che c'è stato, io ho capito, perché mi ricordo che venivamo qui e c'era un signore, che sarà stato un capolega senz'altro, non so, e ha fatto prendere a questi lavoratori, ci ha fatto prendere un'ora al giorno di soldi, hai capito? Oltre a che erano 17.000 lire al mese lo stipendio di questi che lavoravano tutti i giorni dell'anno. Quando facevano festa facevano 6 o 7 ore con le bestie. Quindi immaginatevi, questa è una cosa che
E lì, quando io ho portato a casa questi 36.000 lire, c'era una confusione a casa mia. Quando uno non ne ha, non capisce dove li vuole spendere. Di qua, di là, facciamo. A me mi avevano promesso un paletto, non è venuto, però avevano fatto delle spese necessarie per la casa. Eravamo quasi ricchi, con un'ora pagata al giorno, dopo tutto questo. È bastato questo per capire. È bastato questo perché avrò avuto 20 anni, è finita la guerra. È bastato questo per capire cosa ha fatto, cosa facevano le leghe e chi ricordavano, capito? Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte.